La stessa cosa avviene totalmente quando c'è l'azione di intimidazione, cioè quello che si sente palesemente più forte di te e mentre parla ti si avvicina a spavaldo facendo questo, come se la mano sulla spalla dovesse servire a farti capire che è più forte di te, magari preme, magari afferra, ok? Ma non ha intenzioni di iniziare il confronto perché si sente palesemente superiore, vuole soltanto dare una dimostrazione di forza, ok? Ci sono situazioni dove, giocando sul discorso che facevo prima, l'anticipazione dell'azione, io sfrutto il sistema nervoso per creare un disagio e allentare la sua forza dal punto dove sta lavorando, dove la sta esercitando. Quindi, prima azione da farsi su una cosa del genere, senza creare danno, ok? Perché io non voglio iniziare un'azione dannosa, non c'è ancora il pericolo, quindi se faccio questo, gli spacco il naso, si va davanti a un giudice per forza. Ma se io prendo contatto e colpisco sulla gola e gli faccio chiudere gli occhi, lui molla l'attenzione da qua, ok? Quindi la mia prima azione, come trovo il contatto, diventa questo. Blocco. Colpisco, da qui inizia la reazione, gomito, sotto, e lo porto via. Barba in soccorso, lascialo, cosa ne fai, Quindi, qua di nuovo, uno, due, sotto, questo ancora un lavoro di leva, ma non è un lavoro di leva di controllo, è un lavoro per fargli perdere peso sulla base, ok? Quindi sul gomito, azione di leva, questo mi sbasta, sufficiente, devo conoscere il corpo umano. Uno, una volta che lui ha perso peso dalla base, vuoto, passo sotto, lo porto dove mi fai, ok? Però dai, puoi proprio cercare il nervo ulnare. Ok. Sì, sì, l'ha sentito. Quindi non lo so cercare. L'ha sentito. Quindi, blocco. Noi ci fermiamo qua. Noi ci fermiamo alla prima azione. Se questo è già sufficiente. Uno, due, tre. Ok. Sempre distanza. Però. Distanza. Ristabilisco l'ordine. Ok. Noi andiamo avanti. Posso controllare in un milione e mezzo di modi. Comunque la distanza è anche per dire finiamola qui. Certo, no? Certo.